Eleganzissima, si fa prima a dire eleganzissima. Si fa prima, direi che è una sintesi che ha fatto una piccola giovane fan che mi ha scritto: da grande vorrei essere eleganzissima come lei. Beh, io gli auguro di essere una persona molto migliore di me, ma insomma il nome mi sembrava carino e allora l'ho dato allo spettacolo. È una serata particolare, cosa ci dobbiamo attendere questa sera sul palco? Allora, mi hanno appena dato due caffè con la sambuca, quindi sfioro l'ubriachezza, quindi sarò molto... No, scherzo. Sono molto esuberante, sono contenta di essere qua a Taranto, è un posto che mi piace, dove sono sempre stata bene, e ci aspetteremo delle risate, dei sorrisi, delle riflessioni, della musica. No, in realtà non le so rispondere perché non si sa mai cosa succede in questo spettacolo. Tutte le sere succede sempre qualcosa di diverso e di inaspettato con i miei musicisti, e quindi c'è chiaramente un copione, un canovaccio, ma ci comportiamo con grandissima libertà e ci piace pensare che anche il pubblico ci accolga con libertà. Qual è il suo messaggio per Taranto, per questa nostra città? Risolvere dei grossi problemi, e di vivere questa bellissima città nel modo più civile possibile. Soprattutto lo faccio alle nuove generazioni, che abbiano rispetto del luogo dove vivono.